I carabinieri hanno arrestato per i reati di rapina e lesioni un 27enne originario della provincia di Pescara ma residente a Campobasso. I militari hanno accertato che l'uomo, ieri mattina, mentre si trovava all'interno della villa comunale De Capua, a colpi di minacce e violenza ha sottratto ad un 18enne di Campobasso il proprio smartphone. La lite tra i due è iniziata nei pressi della vicina sede del servizio per le tossicodipendenze, dove si erano incontrati. Qui, dopo il rifiuto di un prestito temporaneo del proprio telefono da parte del 18enne, l'altro ha reagito trascinandolo a forza nel parco cittadino, dove lo ha colpito poi con calci e pugni, impossessandosi alla fine dell'oggetto. Il giovane era riuscito a sottrarsi all'aggressore e a raggiungere la propria abitazione, dove ha raccontato l'accaduto ai familiari che hanno richiesto immediatamente l'intervento dei carabinieri. Le indagini hanno permesso di risalire all'identità del responsabile, che ricercato dalle pattuglie in circuito è stato poi rintracciato in una pubblica strada vicino a un'area residenziale della città. Addosso aveva ancora il cellulare rubato che è stato sequestrato dai carabinieri. La vittima, visitata al pronto soccorso, ha riportato delle contusioni al corpo e al volto, fortunatamente non particolarmente gravi. Il 27enne invece è stato arrestato e si trova rinchiuso nel carcere di Via Cavour.